Michele Coppola, responsabile delle attività culturali di Intesa San Paolo per affariitaliani.it. Oggi alle Gallerie d'Italia di Piazza della Scala a Milano si inaugura una nuova mostra legata alla mostra già in atto sull'ultimo Caravaggio. Una mostra di un artista contemporaneo, Omar Galliani, e quindi c'è questo dialogo tra l'arte contemporanea e l'arte del Caravaggio. Sì, in realtà è evidente che quello che cerchiamo di realizzare è la dimostrazione di come non ci sia la categoria del tempo a impedire ragionamenti, dialoghi, contaminazioni. Il lavoro del maestro Galliani è un lavoro straordinario che si sposa perfettamente con quello che a pochi metri di distanza si vede del grande maestro Caravaggio. E anzi, credo che questo sia un po' poi il modo di raccontare e dare valore alla collezione della banca, alle Gallerie d'Italia, che con il cantiere del Novecento, e ricordo che si chiama cantiere proprio per dimostrare il suo essere costantemente in movimento, costantemente in cambiamento, e riesca a raccontare come l'estro, la creatività, il talento italiano sia un talento senza tempo. Quindi arte contemporanea che dialoga con l'arte antica e quindi non si guarda soltanto al passato ma anche al presente e al futuro. Sì, questo è il senso delle Gallerie d'Italia nella sezione dedicata alla contemporaneità, dedicata certamente alle collezioni che sono già di proprietà della banca, ma dedicata al dialogo, all'incontro con gli artisti, con le espressioni, dicevamo prima, del nostro tempo. E questo credo sia uno di quei segni distintivi che racconta come un museo sia un luogo che vive attraverso le opere del passato, attraverso le opere del presente, attraverso lo scambio e l'incontro, e quindi credo che da questo punto di vista ci si possa dire molto soddisfatti.